Con Anna Maria Selini, autrice del libro Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Vittorio Arrigoni, di cui il 15 aprile 2021 ricorre il decennale dall'omicidio. Anna Maria, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Io Ce ne parli? ho conosciuto Vittorio Arrigoni nel 2009, in realtà. L'ho conosciuto a Gaza subito dopo l'operazione militare Piombo Fuso, che è quella che lo ha reso famoso, lo ha reso celebre, perché Vittorio era l'unico italiano dentro la striscia di Gaza durante l'operazione israeliana, appunto la striscia che è durata 23 giorni. Nonostante gli inviti ad uscire, lui ha deciso di rimanere. Vittorio era un cooperante, un attivista per i diritti umani ed è rimasto dentro la striscia raccontando quello che succedeva. Va tenuto in considerazione che Israele aveva impedito l'ingresso dei corrispondenti stranieri, dei giornalisti stranieri dentro Gaza, quindi Vittorio e chi come lui è riuscito a rimanere dentro la striscia ha avuto un ruolo fondamentale perché ha raccontato quei giorni, è stato un testimone sul campo di quello che stava succedendo dentro la striscia, non solo durante Piombo Fuso, ma fino all'ultimo dei suoi giorni. Vittorio Arrigoni è arrivato a fine 2008 a Gaza ed è stato ucciso nell'aprile del 2011 e non ha mai smesso di raccontare e testimoniare quello che succedeva dentro la striscia. Per chi non conoscesse la vicenda, raccontiamo anche un po' quello che è stato il suo omicidio. Vittorio è stato rapito da un gruppo formato quasi interamente da palestinesi e nel giro di nemmeno 48 ore è stato ucciso. A capo di questo gruppo c'era un presunto leader giordano, dico presunto perché sappiamo veramente poco di questo leader, che è stato poi ucciso in un blitz da Hamas. Hamas è la forza, il partito politico che governa Gaza, considerato da Israele e da altri stati una forza terroristica. In queste poche ore è stato rapito, è stato girato un video, è stato chiesto uno scambio con uno sceicco salafita che era stato incarcerato pochi mesi prima da Hamas, ma in realtà prima della scadenza dell'ultimatum che è stata data dagli stessi rapitori, Vittorio è stato strangolato e ucciso. Hai conosciuto Vittorio? Cosa è stata questa esperienza per te? Che ritratto hai di questa persona? Sicuramente, come dico nel mio libro, incontrare Vittorio Arrigoni è stato un po' come scontrarsi con un personaggio in fuga da un romanzo. Vittorio Arrigoni era un uomo decisamente straordinario, nel senso letterale del termine, fuori dall'ordinario, era una persona che si incontra raramente. Un uomo che ha deciso di dedicare la propria vita agli altri, alla difesa dei diritti umani, i suoi unici ideali, il suo unico credo era appunto il rispetto della giustizia e dei diritti umani. E questo l'ha portato a girare il mondo per anni, è stato in tutto il mondo come volontario per piccole ONG, finché a un certo punto è arrivato in Palestina e ha scelto proprio Gaza perché diceva che era la più grande di tutte le ingiustizie, quindi ha scelto di rimanere lì e di stare lì. E da giornalista era inevitabile raccontare una persona come Vittorio, che già proprio a prima vista aveva qualcosa di eccezionale, di straordinario, aveva una personalità molto forte, aveva un modo di porsi molto forte, anche fisicamente, utilizzava il proprio fisico, la propria prorompenza per veicolare il suo messaggio. È stato molto bravo, è stato uno degli antesignani da questo punto di vista, ha capito il potere dei social, ha capito il potere di Facebook, aveva un blog molto seguito, durante Piombo Fuso è stato il blog in Italia più seguito in assoluto, e era un grande comunicatore, anche se lui non si definiva un giornalista, di fatto è stato un giornalista anche. 10 anni dopo hai deciso di scrivere di questo vostro incontro. Sì, in realtà io avevo già realizzato un documentario d'inchiesta che si è trasmesso dalla RAI nel 2012, perché dopo l'omicidio di Vittorio io sono tornata a Gaza e ho cercato di fissare i pochi elementi che c'erano, no? E che sono rimasti di questa storia. Dopodiché sono tornata nel 2019 sulla sua vicenda, su questo omicidio, e ho deciso di raccontarlo in un libro. E per quanto riguarda i palestinesi e le palestinesi, è un ricordo vivo in loro? Sì, è un ricordo molto vivo. I palestinesi sono stati i primi a essere profondamente turbati da questa uccisione, tanto che a migliaia si sono recati poi nei giorni in cui sono state dedicate le cosiddette tende funebri al ricordo di Vittorio. In migliaia si sono recati a Gaza City, da tutta la striscia, per ricordare Vittorio, per manifestare il proprio sconcerto di fronte a quello che era successo, e tutti hanno ribadito quanto non si riconoscessero in questo. I palestinesi, come molti arabi, sono noti per la loro grande ospitalità e quindi è molto lontano dalla loro concezione, no? Uccidere uno straniero che è venuto ad aiutarli, che è venuto a difenderli. Il 15 aprile sarà ricordato in che modo, per quanto ti riguarda?
Allora, ci sono tantissime iniziative a livello nazionale. Per quello che mi riguarda parteciperò a una diretta Facebook, le informazioni si possono trovare sulla pagina di Vittorio Arrigoni, la pagina Facebook che è aperta. È una diretta con alcune delle persone, diciamo, più importanti della vita di Vittorio, che hanno conosciuto Vittorio già da ragazzo fino agli ultimi giorni, e io sarò lì per raccontarlo e per partecipare, insomma, a questo ricordo. Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Vittorio Arrigoni, di cui il 15 aprile 2021 ricorre il decennale dall'omicidio, un saluto e un ringraziamento all'autrice Anna Maria Selini. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie a te e buon lavoro!